La Virtualization Technology, per essere precisi chiamata anche Wonderpool, è sviluppata da Intel al fine di consentire una corretta e completa esecuzione di più sistemi operativi all'interno di un singolo OS ed è disponibile nei suoi propri microprocessori a partire dal 2005, ad eccezione degli Atom di Amundwile. In questo modo è possibile dividere un sistema operativo in differenti virtual machine che, pur condividendo le stesse risorse di sistema, operano in maniera totalmente indipendente le une dalle altre. C'è da dire che questa tecnologia viene utilizzata soprattutto nei sistemi di tipo data center e raramente in quelli desktop. Per il mobile ancora non presente, naturalmente. Per dirla più semplicemente, questa funzionalità aumenta le prestazioni hardware che servono a far girare il sistema operativo virtuale. Per la controparte AMD abbiamo Pacifica, le cui differenze sono piccole, tanto che esse sono perfettamente compatibili, potendo quindi sfruttare gli stessi software. Se interessati ad approfondire l'argomento, vi lascio in descrizione il link riferente all'articolo di Wikipedia. Ma non abbiamo detto una cosa importante: innanzitutto, EVT è installato in quasi tutti i dispositivi recenti con il chip Intel, quindi quando andrete ad acquistare un PC avrete senz'altro questa estensione. Ma non tutte le case produttrici come Lenovo o Asus abilitano di default questa funzionalità, e quindi è un problema se proviamo ad avviare una virtualizzazione su VMware o VirtualBox. Vediamo come poterla abilitare operando sul BIOS. Se desiderate prima verificare se il vostro PC è idoneo a tale tecnologia, vi invito a scaricare il software Intel e quello AMD in base alla vostra architettura. Noi ci vediamo ad un prossimo video.